Allora, mister Varano, il ritorno è andato leggermente meglio rispetto all'andata. Il 5-4 dell'andata è stato spazzato via da questo 4-1. No, ma insomma, come ci eravamo lasciati già a Polignano, c'è stato un blackout. Questo blackout adesso non c'è stato oggi e ho chiesto di crederci fino all'ultimo secondo, cioè fino al triplice fischio. Eppure siamo riusciti a prendere un gol, però vabbè, fa niente. Ho ruotato tutte le ragazze che avevo in panchina, c'è chi ha giocato per la prima volta, insomma sono soddisfatta. Ottima circolazione di palla, la luce è rimasta accesa per tutto l'incontro, per cui può essere abbastanza soddisfatta. Sì, 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 no, nel senso davvero sento di dover ringraziare le ragazze perché avevo chiesto di... Questa è la prima volta che conquistiamo quantomeno i quarti di Coppa, per cui sono tutte novità per noi e ci stiamo credendo. Prossimo impegno, si sale l'asticella. Sì, prossimo impegno si sale l'asticella, arriviamo ai quarti per la prima volta, insomma incontreremo squadre che stiamo incontrando in campionato ma che comunque non ci faranno fare nessun gioco facile, come nessuno scontro insomma. Siamo con Maria Grazia Laforgia, il portiere della Polisportiva Fai Bitonto, una partita non facile ma tu sei stata grandissima stasera. Non era facile la partita, ci abbiamo messo tutto il cuore, grinta, peccato per l'ultimo gol, volevo che finisse senza reti, ma purtroppo il calcio è questo, bisogna avere grinta e passione e non mollare mai. Parlavo con il mister, logicamente dalla partita scorsa dove avete incassato 4 gol negli ultimi minuti, stasera siete state molto più attente. Sì, 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 perché ci abbiamo lavorato tantissimo, specialmente sul quinto uomo in questa settimana, abbiamo lavorato tantissimo e ci ha permesso oggi di subire solo l'ultimo gol, ma sono contentissima del risultato. Adesso attenzione particolare alla prossima gara. Sono tutte importanti, sono tutte delle finali, quindi mai abbassare la testa, dobbiamo continuare a lavorare. Bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Grazie.